Scusa, lei, nessuno se voleva presentare, è venuta a trovarci la dottoressa Zuncheddu anche per spiegarci molto bene quello che sta per succedere. Mi auguro di no, noi ci auguriamo di no, però si parla delle scorie nucleari. L'abbiamo incontrata a Macomer, a Cagliari, sì, che è dappertutto, dappertutto. Però noi, perciò noi siamo onorati che sia venuta a trovarci, perciò grazie e buon lavoro. No, grazie. No, grazie a voi per questo invito, fra l'altro è straordinario perdersi a Villa Cidro. E la gente dice, ma in quale parco volete andare? Vuol dire che Villa Cidro è piena di parchi e che merita assolutamente di essere tutelato a maggior ragione. Siamo in giro per la Sardegna, un po' dappertutto, dove praticamente veniamo invitati per dare il nostro piccolo contributo a questo dibattito inquietante che c'è in corso per quanto riguarda il problema di questo grandissimo rischio che la Sardegna sta correndo. Io credo che sia il rischio peggiore che abbia mai vissuto nella storia, nel senso che se davvero, come si pensa, la Sardegna è stata candidata a Roma, cioè per le cose peggiori ci candidano subito, e che quindi è stata candidata fra le regioni, diciamo, più idonee alla installazione di questo grosso centro, un centro unico per lo stoccaggio di tutte le scorie radioattive prodotte in Italia, che però questa è anche una cosa gentile, perché pare che non sia neanche solo per l'Italia, ma sia anche per altri paesi vicini come la Francia, la Germania, che hanno necessità di sistemare le loro scorie da qualche parte, purché non sia a casa loro. Ma il governo italiano ha pensato a noi, perché per le cose peggiori pensa alla Sardegna. Io voglio ricordare una cosa che va assolutamente ribadita, e che nel luglio del 2003 la Regione Autonoma della Sardegna fece una legge specifica per definire la Sardegna denuclearizzata. Quindi già nel 2003 si diceva che si sarebbero dovuti scordare un'ipotesi di installazione di centrali nucleari nella nostra terra, però questa legge è stata impugnata dal governo, è stata impugnata dalla Corte Costituzionale, ce l'hanno bocciata, col fatto che su discorsi di ambiente le competenze sono del governo italiano e non nostre. Sul fatto che le scorie nucleari prodotte secondo la normativa europea sono considerate delle materie normali che possono circolare liberamente in Europa. Peccato che circolare liberamente significhi indirizzarle in Sardegna, cioè il viaggio senza ritorno. Noi non possiamo accettare tutto questo. Fra l'altro nel 2000, quindi quella legge è stata impugnata, quindi l'hanno bocciata con mille pretesti, e poi siamo arrivati nel 2011 siamo arrivati al referendum, dove il popolo sardo a stragran maggioranza ha votato ancora una volta per il no alle centrali nucleari. Adesso cosa dicono? Ma noi non vi facciamo le centrali, noi vi portiamo questo regalo con molti soldi al seguito, le solite promesse, no? Per cui per voi sarà un'occasione di sviluppo, noi vi portiamo le scorie italiane e saranno lì per mille ragioni. Le motivazioni sono il fatto che la Sardegna non è terra sismica, e sono tutte stupidaggini, a parte il fatto che queste scorie non andrebbero in profondità ma vanno in superficie, quindi organizzano un gigantesco mausoleo e ci infilano tutto dentro, quindi che sia sismico il territorio o no è irrilevante. Noi abbiamo un altro problema, che sono le calamità, che non sono naturali ma sono quelle calamità che si ripetono in ogni stagione, le prime piogge tutto diventa catastrofico, no? Per cui il dissesto idrogeologico dei territori della Sardegna in prossimità delle città, proprio per gli abusi edilizi, cioè questo è stato un far west da sempre, anche per l'edilizia.
Capoterra insegna, Olbia insegna, per non parlare di altri, di Villanova Strisaili, dove ci sono state grandi tragedie proprio per il dissesto idrogeologico. Quindi, anche secondo i criteri ISPRA, noi non ci dovremmo rientrare. Noi non abbiamo, non è vero che la Sardegna è l'area più sicura, ma nel modo più categorico. Fra l'altro, in queste situazioni